il ghetto ebraico di Roma e religione ebraica. Ecco, oggi io mi trovo qua nel ghetto, chiamiamola la residenza degli ebrei per eccellenza, che vi ricordo è il più antico del mondo. Bene, via del portico di Ottavia, c'è il portico di Ottavia qua, e vi ricordo che in loco, che in questo luogo, come state vedendo, ci sono molte presenze di esseri umani ebrei, cioè gli ebrei qui sono molto presenti. La presenza è, diciamo così, radicata. Bene, sono passati due belle ragazze, palazzo della cultura, e non mancano le presenze, ripeto, ebraiche. Pensate che è più antico, poi c'è quello di Venezia, questo è il portico, no il portico, questo è il ghetto ebraico. Dietro c'è la sinagoga, luogo di culto degli ebrei. Io sono con la mascherina perché per non saperne leggere né scrivere ci sono i controlli e potrebbero arrivare a multarmi. Guardate, guardate dietro di me che spettacolo, sembrano verosimilmente delle rovine, ma in realtà non lo sono. In realtà non lo sono, sembrano delle rovine, non lo sono, ed è questo il più antico ghetto che esiste, va bene? Ripeto, abbiamo diverse presenze di esseri umani ebrei, di ebrei, ok, il logo, e al tempo stesso è un luogo ricolmo di fascino, va bene? Il fascino, il logo, è percepibile, guardate la magnificenza di queste volumetrie. Ora me lo sto facendo tutto, ripeto, alla mia sinistra c'è la sinagoga, luogo di culto della religione ebraica. Sentite i rumori, sento anche un buon odore di pelle, di pelli, e si sente, si respira una certa Roma in questo luogo ricolmo di estetica. Quindi questo è il bello. Ci sono ovviamente negozi in loco, tanti negozi, negozietti di dimensioni diverse. Via in Publicolis, Rione Sant'Eustatio, G Spizzichino, camicia, quindi fanno camicia anche. Ecco, questa è la Roma storica, abbiamo ovviamente i soliti turisti alla mia sinistra. Vedete, vero? Ecco qua, abbiamo la turista. Abbiamo anche qualche bar per l'aria, quindi che fanno pelli. E questo è tutto il ghetto ebraico, luogo di ricolma estetica e di bellezza e di fascino immensi. Bene, questo è quanto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ecco, non criticate la religione ebraica, è una religione, ok? Quindi abbiate l'accortezza di stimarla, sono esseri umani, uguaglianza totale per tutti, per nessuno escluso. Ciao da Leandro, conoscitore italiano, iscrivetevi al canale.